riesco a immaginare una solennità di San Biagio, una festa dell'Immacolata, piuttosto che qualunque altro momento importante nel corso dell'anno, in una celebrazione liturgica in cui non ci sia l'accompagnamento del coro. Il coro è parte integrante della liturgia, è parte integrante della partecipazione della comunità a questi momenti importanti della vita religiosa. Il coro è un elemento di coinvolgimento importante, anche perché gli elementi che vi partecipano sono rappresentativi un po' di tutta la comunità carennese. Se devo partire dall'inizio, devo tornare indietro 60 anni fa quasi, nel senso che a quei tempi io facevo un po' di sacrestano con mio papà e in chiesa c'era un armonium di quelli ancora a pedali, eccetera, eccetera, no? E quando ero in chiesa mi dilettavo a suonare in qualche maniera, orecchio. E dopo il parroco, Don Vincenzo Cavallari, e ha visto che probabilmente si è accorto che ogni tanto andavo anche sull'organo a strimpellare, a fare qualcosa, mi ha dato un opuscolo dove c'erano delle possibilità di studiare un po' di musica, di studiare un po' di come si faceva suonare, eccetera, eccetera. E invece poi è arrivato Don Battista Manzoni, e, oltre che suonare pianoforte, sapeva, voleva mettere in piedi un coro, no? Quindi stiamo parlando degli anni 67, 68, 69. E quindi mi ha detto, ascolta, se vuoi imparare a suonare, se vuoi imparare qualcosa, vieni su da me la sera, dopo il lavoro. E quindi io sono andato su la sera, lui mi ha insegnato i primi rudimenti della musica, un po' di solfeggio, un po' di robe così, intanto mi allenavo col suo pianoforte. E nel frattempo lui ha messo in piedi il coro, tutti i vecchi del paese più o meno della sua età, e io quel che riuscivo a fare li accompagnavo, no? Poi dopo il maestro Pigazzini Mario, ha messo nel frattempo, stiamo parlando ancora degli anni 70, ha messo in piedi un coro maschile di canzoni di montagna, eccetera, no? E qui la cosa mi attirava e dopo un po' di tempo sono entrato anch'io in questo coro qua e siamo andati avanti fino a quando Don Battista negli anni 80, credo, è andato via, per cui il coro parrocchiale non aveva più nessuno e l'aveva preso in mano un po' Mario Pigazzini. E poi solo che lui abitava a Piacenza e quindi intanto lui mi dava dei preziosi consigli, per cui io quando non c'era lui magari facevo le prove io. Chiaramente non facevo mai niente da solo, ma mi riferivo sempre al maestro Pigazzini, perché praticamente lui ci dava i canti, mi insegnava come fare per dirigere, mi insegnava, ogni tanto veniva lui a fare le prove e io intanto imparavo. E lui mi sta seguendo ancora, mi prepara i canti, ogni tanto gli chiedo se viene a sentire. Così mi aiuta anche a dare un po' di colore, se possiamo chiamarlo così, anche ai canti che abbiamo imparato, e quindi diciamo che il coro sta in piedi perché ci sono i coristi che mi sopportano un po' e che c'è questo aiuto dal di fuori, da un maestro vero,